Occhio che c'è sesso tarri, sesso ta, sesso, 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 dov'è? Cosa stai facendo? Oh cazzo. Mi è entrata la folle invece della prima. Accendi tutto. Dai però. Su le dos. Guarda qua come sembra nella steppa. Che poi quanto è secca quest'erba per essere in montagna? È indice del fatto che da questa parte qua delle Alpi piove molto di meno. Pensa di sì. Qua ce la fai a superarmi però, eh. Luna Colombo passa davanti! Da guarda che roccione. Si chiama roccia marrone. Oh. Guarda quanti! Ciao mucchi! Così imparano la melodia anche loro. Ma sono tutte bianche. Sono le frisone piemontesi queste. Frisone piemontesi? Eh sì. Ma quella lì era fuori dal recinto. Pensa, è una mucca sovversiva, incredibile. E se si perde? La insidia da dietro ai 38 all'ora. Pazzesche velocità qui in montagna. Vabbè, ma la strada è stretta, il paesaggio è bello. No, ma mica stavo dicendo niente, che poi... Guarda! Chissà cos'era. Sarà un baitone dove venivano a pascolare le mucche. Anche se questa zona qua delle Alpi è stata super blindata durante la Seconda Guerra Mondiale. Occhio, ma moto. Soprattutto tutta la parte francese delle Alpi che confina col Piemonte è stata usata per costruire una serie di fortificazioni conosciuta come linea Maginot. Maginbu? Ma perché devi sempre rovinare quel briciolo di Discovery Channel che voglio mettere nei video? Maginbu? No, Charles Magin... sì, diciamo, stavo per dire Charles Majin Buu perché ormai... Maginot era un generale francese che è quello che ha voluto la costruzione delle fortificazioni. Ah. Peccato che le ha fatte... Guarda la marmotta! Gli è caduto qualcosa? Vabbè, tanto si è fermato anche lui. Guarda la marmotta! Dov'è? È sotto lì nel campo. Non l'ho vista. Maginot è quello che ha voluto le fortificazioni. Peccato che le ha fatte costruire fino al confine del Belgio e le armate naziste sono passate proprio dal Belgio per entrare in Francia. Ah. Quindi alla fine tutte quelle fortificazioni lì sono servite a un c***o. Bene. Sai quando fai i lavori a metà, no? Dici, vabbè, dai, figurati se entra dal Belgio. Ecco, entrati dal Belgio. Entrati dal Belgio. Belgio e Olanda. Tutta quella zona lì. Ma questo? 1906 sono gli anni che ci metto ad arrivare su con la macchina. Proprio su un sasso. Anche lui. Sì, è larga come la strada sta macchina. Infatti mi domando se ne trova una dall'altra parte, come fa? Sì, infatti. Scommetto che prima di arrivare in cima lo scopriremo. Ah, ci sono anche i pecuri. I pecuri. Ah! Guarda che collo, ma perché sono tutti lì attaccati? Grazie. Ah, guarda che le pecore sono del Masai. Il Masai. Pazzesco.
Non pensavo che comunque venissero a fare i pastori sulle Alpi. Ci sono quelle cose strane da vedere, non siamo abituati. Occhio che c'è sesso tarri, sesso, 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 dov'è? Cosa stai facendo? Oh cazzo. Mi è entrata la folla invece della prima. A posto. Sentiero dei fiori, penso che non sia la strada che dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo rimanere su questa. Ok. Ma che strade. Beh, che strada, chi l'ho? Porca miseria. Cioè, dopo la gente... No, io veramente... Io mi rivolgo a tutte quelle persone che sono venute su Abema e hanno detto, ma che strada avete? Ma queste sono le strade che non sono improponibili, non quella di Bema. Quella di Bema è qualche chilometro, no, neanche, qualche centinaio di metri, un po' brutto. Sì, vabbè, ma non così. No, ma poi qualche centinaio di metri, non una strada intera. Però guarda che paesaggio. Sì, bello, molto bello. Verso l'infinito e oltre. Ma guarda come va la strada sul costone della montagna con sotto... Che c'è una macchina che arriva, due macchine. Oddio. Ah beh, là c'è una piazzolina dove si possono infilare loro. Perfetto. Oh cazzo. Attenzione, Luna Colombo sfida la gravità. Paura. E vince. Beh, ma che paura. Bello però, eh. Bello, ma meglio guardare davanti. Esatto, che un attimo che vai giù di dire Padre Nostro. Guarda dove va la strada. In alto. Madonna, che figata. Io mi immagino farlo l'anno scorso, scappando dal temporale. Cosa sarebbe stato fare sta strada con tutti i fulmini che vengono giù lungo la montagna? Altro che avventura. Sarebbe stato un film horror. E comunque l'arrampica si è pulita, eh. Che miseria. Poi guarda com'è proprio massicciata, tutti i sassi. Sì. Se diciamo che con la super sportiva non è la strada giusta. No. Naked, avventura, sì. Super sportiva, no, 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 no. Oh, cazzo. Bello. Un pullman, ma io non posso andare di qua. Come faccio, amore? Aspetta, lui c'ha un sacco di spazio. Ma lui ce la fa, cioè poteva venire... Grazie, ciao. Vabbè, sì, c'era un bel gradino. Vai in giro con vai in giro col pullman e dopo ti lamenti. Vedo una croce, quindi mi sa che siamo arrivati in cima. C'è anche una chiesa, strano. Sembra un fungo, ecco. Beh, ma città del fungo, quello sembra un fungo. Cos'è il simbolo delle crociate? Simbolo dei templari. Ora che statua, sembra Gollum. È Marco Pantani, Luna. Beh, Luna, neanche la foto in cima al passo, no? Troppo difficile. Ormai sono andata giù io, eh. Non c'è neanche uno spazio per girare, mo. Io giro qua nelle rocce. Perché il Duke non teme neanche l'off-road. Cosa devo fare? Devo cercare un posto per girarmi? Vedi tu, se vuoi star lì. Magari giù là. Molto troppo in discesa. Dove? Dove mi sono fermato. Raccapitana. No, io non riesco. No, non starò tornando indietro perché è veramente complicato. Tu ti ammazzi di sicuro. Però volevo far vedere il paesaggio da qua in cima. Ah, eccolo dove è il cartello. 2481, Luna. 2481. Moments later. Guarda dove vanno quelli in bici. Vai, vedenti te. Bene fans, quella era la cima del Colle della Fauniera. Non ci siamo fermati perché niente, Luna non ha capito fosse la cima, è andata dritta e poi non riesce più a fare inversione, quindi ce la siamo giocata così, vabbè, pazienza. Vabbè, quasi riuscirebbe. Sì, con tutto il dislivello. Guarda qua quanto è grande. Proprio tu, vabbè. Spero che abbia capito per i prossimi 7 passi che dobbiamo fare in questi 2 giorni. Hai capito? Guarda la mucca. Rispondimi! Oh madonna, ho capito. Sì. Urli. La tua frase più famosa. Sì, ho capito. E poi fa il c***o che vuole.
urlo perché quando faccio una domanda gradirei ricevere una risposta. Mamma mia, quanto sei noioso. No, non mi dici oh la mucca se ti faccio una domanda. Non essere noioso. È che è veramente maleducato non rispondere e far finta di niente. Ah. 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 Magari non te l'hanno insegnato. Beh, comunque Colle della Fauniera 2481 metri. Adesso scendiamo su questo asfalto che... ma qua è cemento, non è neanche asfalto. Sì, ma che paura. È tutta ceduta così. Tutta ceduta. Qua è ceduta sotto, eh. Sì. Ma dove sei finita? Vado piano. Castelmagno, Marmora, Colle di Esichie. Direi che scendiamo da qua. Madonna santa, che cos'è? Ma che cazzo? Attenzione. Boh, i sassi. Sì, allora, passaggio bello, strada, bah, diciamo particolare, però tipo qua c'è un disastro, guardate qua che roba. Ciao fans. Ciao fans. Tappa un attimo prima di iniziare i colli, dopo 2 ore e 40 di statale e autostrada, 2 ore e mezza di autostrada praticamente, e adesso siamo qui, e vi direte qui dove, prima del Colle della Fauniera. Sempre contenuti di qualità, Luna Colombo.